Siamo ad Abu Dhabi, dove domani si correrà la prima maratona di questo emirato. Per RCS Sport, e quindi anche per te, una nuova sfida. Raccontaci come sta andando. Devo dire, era un paio d'anni che lavoravamo con l'Abu Dhabi Sport Council per convincerli a fare la maratona. Il semaforo verde è arrivato all'inizio dell'estate, per cui è da luglio che stiamo andando a questo progetto. E devo dire che, seppur in pochi mesi, siamo riusciti a mettere in piedi una bella gara. Ad oggi abbiamo oltre 10.000 iscritti alla maratona e alle altre tre distanze che sono previste. Abbiamo un parterre di atleti di primo livello e contiamo, nel breve termine, se non già quest'anno, di posizionare la gara tra le prime 5 al mondo come risultato del vincitore. È un mondo diverso, abitudini diverse, un po' di difficoltà, ma devo dire che il nostro team sta lavorando al meglio per fare un bellissimo evento. State lavorando a un evento di massa, ma anche a un evento d'élite, perché pare che sia una gara molto veloce. Paul Tergate diceva che per lui è il percorso più veloce che abbia mai visto e disegnato. Gara Paul Tergate è stato il nostro consulente per il disegno del percorso, è stato molto disponibile. Insieme abbiamo lavorato per avere un percorso tecnico, è completamente pianeggiante, ma è anche un percorso molto bello da un punto di vista scenografico, perché va a toccare i punti più iconici della città, per cui in prospettiva, da un punto di vista turistico, è anche molto bello. Sì, l'obiettivo è di farla diventare una delle principali maratone internazionali, questo perché Abu Dhabi e l'Abu Dhabi Sport Council, che è di fatto l'organizzatore dell'evento, ha l'obiettivo di far diventare Abu Dhabi una città dello sport a livello internazionale, per cui non si accontenta di essere secondi, vogliono sempre diventare i più forti. Da Milano ad Abu Dhabi e poi si torna a Milano. A che punto siamo con la maratona di Milano? Beh, devo dire che torniamo a Milano, fa un po' freddo, ma detto questo, i lavori stanno andando molto bene. La Generale Milano Marathon ci dà, diciamo così, grandi soddisfazioni, sono grandi aspettative, vediamo che c'è grande interesse da parte dei runner a prendere parte all'evento. L'obiettivo è quello di aumentare i numeri, siamo l'unica maratona italiana in crescita negli ultimi anni e noi lavoriamo sempre per produrre qualcosa di nuovo. Quindi quest'anno ci sarà la maratona, la Relay Marathon, la Milano School Marathon e, in aggiunta a questo, stiamo realizzando il Milano Running Festival, 3 giorni di fiera dedicati al running in tutte le sue declinazioni, per cui non solo maratona, ma running a 360 gradi. Grazie e buon lavoro. Grazie.